Mister, anticipo serale con la Cremonese. L'Ascoli, ovviamente, dopo due sconfitte, ha bisogno di far punti. È un Ascoli che ha dimostrato, vedi le partite con Parma, Como, Cittadella, che sa far punti contro qualsiasi avversario. La Serie B è questa, Vero. quindi non ci sono partite impossibili. Assolutamente, questo è vero. Noi abbiamo comunque fatto una ottima gara anche a Catanzaro, partito di finale, dove abbiamo pagato sicuramente la stanchezza per vivere da America. Però la squadra è stata viva, è stata propositiva, tranne, come ripeto, quando siamo stati costretti a chiudere perché magari eravamo andati in difficoltà anche a livello fisico. Mister, la Cremonese ha tantissima qualità in avanti, ma il loro punto di forza nelle ultime uscite è la difesa. Subiscono pochissimo, nel 2024 solamente un gol contro la Reggiana, è dalla solidità che Stroppa sta facendo le fortune di questa squadra. Ah, sicuramente i numeri dicono questo, però è una squadra forte nel suo complesso, non è solo difesa, è una squadra che ha grandi qualità sia in difesa, in mezzo al campo e in attacco, tanti giocatori bravi, un ottimo allenatore, abituato oltretutto a vincere i campionati, quindi è una squadra molto preparata anche sotto l'aspetto tattico. Detto questo, noi dobbiamo essere convinti di quelle che sono le nostre risorse, affrontare la partita come sappiamo fare e andare in campo per cercare questa vittoria che ci serve come pane, al di là, come ho detto prima, del valore e del rispetto che abbiamo nei confronti dei nostri avversari. Loro hanno fatto degli innesti nel calciomercato invernale, hanno sì delle assenze, penso all'ex Collobolo, è arrivato Fallitti che tatticamente agisce da mezzala, ma mezzala di qualità, no? Fa tante cose in mezzo al campo, un giocatore come Fallitti. Fallenzi fa quello che ha di suo nella sua caratteristica, cioè lui gioca da mezzapunta, lui da mezzala, giocatore che non ha bisogno certo della mia presentazione, è molto bravo tecnicamente, rapido, giocatore che sposta gli equilibri del gioco, e quindi ecco, su di lui, come su altri, lo stesso Vasquez, Cola, non ne parliamo perché è capocannoniere, dobbiamo stare sempre molto attenzione. E quindi è una squadra forte in tutte le parti e ha tante opzioni se vogliamo valutare nel suo complesso la Cremonese. Però siccome come ho detto prima, noi dobbiamo pensare a noi stessi, fare la partita che sappiamo fare noi, dare il ritmo, intensità, andare a 200 all'ora, perché comunque la nostra caratteristica di squadra dà fastidio a tutti quando siamo al top. Mister, come stanno i ragazzi acciaccati a partire da Pedro Mendes? Allora, i ragazzi accerchiati, l'unico per il quale rimane un dubbio è Pedro, che comunque l'ho convocato, domattina faremo l'ultima rifinitura, vedremo se sarà in grado di essere recuperato o meno. Aspetto l'ultimo giorno per poter decidere. Ma ieri è tornato stamattina, come ha trovato il ragazzo e quanto potrà essere utile dopo questa lunga esperienza in Coppa d'Africa? Ma guarda, stamattina è tornato, quindi l'abbiamo messo a fare un allenamento di scarico, domani è convocato anche lui, sta con noi per vedere un po' il clima della squadra, però sinceramente non ho potuto testare la sua condizione in campo perché allenamenti con la squadra non li ha ancora fatti. Da un punto di vista tattico, mister, lei quando è arrivato qui nel capoluogo piceno ha schierato i suoi inizialmente con un 3-4-1-2. Potrebbe essere una soluzione tornare al fantasista dietro due punte, soprattutto nelle partite in casa dove l'Ascoli comunque nel primo tempo fa fatica a creare. Noi 3-4-1-2 ci giochiamo spesso, anche alzare un centrocampista alle 8 punte lo facciamo spesso, quindi non è che non c'è differenza tra partire in casa e partire fuori, dipende un attimino dall'utilizzo dei giocatori che noi abbiamo, il recupero di alcuni giocatori che magari sono stati momentaneamente fuori, o perlomeno come posso dire, questa non la voglio chiamare esplosione, però mai di montare la testa, però questa diciamo scoperta di Simone Uffizi che secondo me ha ancora tantissime immagini di miglioramento che ci permette comunque di fare questa alternativa al modulo solido. Cosa non ha funzionato in difesa a Catanzaro al netto dell'uomo in meno? Perché i gol, l'autogol di Belusci e il gol di Iemmello, i difensori non sono stati impeccabili. No, abbiamo Cosa non ha messo funzionato e se pensa di cambiare qualcosa nel pacchetto arretrato? Due gol su due calci d'angolo, su due pallettine, cosa che per noi siamo una squadra anche abbastanza strutturata, vuol dire che di sicuro, al di là dell'abilità dei nostri avversari, manca la coerenza e la lettura della situazione.
e quindi poi dobbiamo essere più attenti perché noi siamo gli schierati, abbiamo le nostre risorse anche noi, siamo strutturati, abbiamo colpitori in testa, abbiamo chili e centimetri per poter sopperire alle varie native, però ecco, quando si prendono due gol su una partita vuol dire un po' di attenzione.